Stasera, mentre venivamo qui e non parlavamo perché eravamo un po' afflitti, perché ci vedete così sorridenti, ma la maschera del pagliaccio, noi abbiamo una vita problematica, e mentre nel silenzio carbonlani venivamo verso questa meta ambita, la risalita. A un certo punto, nel silenzio, Ferracani, che ha fatto 53 giorni di ferie seduto su una sedia, nel silenzio, guarda, io ve lo giuro, io ricordo, senza nessuna prova, senza che ci fosse testimonianza, che quello che diceva aveva un fondamento in realtà, ma lo dice con tracotanza, guarda lui e dice: certo che tu, che ti fai amico tutti i padri e le madri dei tuoi amici hipster, no, tutti i tuoi amici hipster di Vanchiglia per trombargli le figlie. Delle contraddizioni in ogni parola nel silenzio totale, io mi giro e dico: ma cos'è stato? Di Vanchiglia dopodiché non abbiamo più chiesto, questa, ma non era una storia. Grazie. Io anche scagionato, dammi una sambucata. Cosa, ma no, perché Ferracani ha questo immaginario, non è Molinari, ma è Massari. Ha questo immaginario per cui cioè ci sono i comunisti che sono uguali agli hipster di Vanchiglia. E io, secondo lui, è un mondo tutto suo. No, è per quello che stanno distruggendo. Parliamo chiaramente i suoi pene d'amore ci stanno distruggendo. E noi ogni tanto. Il tema della serata è segnali d'amore. Esatto. Ora è un anno, dopo un anno ci siamo più. Mi dispiace che lui sta andando via, ma io parlerò di questo. Non ricordiamo bene. Penso che dammi un po' della tua sambuca. Ma dovevo dirlo che era un racconto a tre, nel senso. Federico, più tardi ti raccontiamo. Anche no. Però mi sa che il focus si sta spostando su altri due racconti. E poi Federico, lo vedi? Io poi non ho capito. Conta parte. Ma perché sono le sue secondo te sta diventando sbagliato. Non sbagliato. Titolare del Forsacot in realtà mi ha chiamato per un motivo direttamente commerciale, sono un nome e immagine di questa situazione, sono come quelle ragazze che vengono che danno le sigarette in giro, ma che però così. Ma io che faccio? Volete delle robe erotiche? Se dovete rompere i coglioni come cecchetti mi fanno testa.
Adesso ci dovrebbe essere una convenzione internazionale che lo vieta.
dipingeva il volto di sto bambino con la lacrima tutta bianca, e questo arrivava con una croce, cioè tutti cowboy senza pastore, stavano lì e facevano cowboy, comunque era già gente che diceva minchia sono cowboy, non mi rompere il cazzo, e arrivavi tu Pirro con la lacrima. Pirro era dal punto di vista del festeggiamento carnascialesco, del carnevale, era il momento più basso. Poi c'erano le damine, le fatine che non si distinguevano neanche tanto, ma era una roba un po' casereccia, una roba degli anni 70. Le nonne di solito facevano i vestiti e li facevano su dei modelli presi da riviste che si chiamavano Rackham, mani di fata. Era una roba, cioè, dal punto di vista proprio della ricerca della comunicazione era fantastico. Rackham per me è sempre stata una roba che era come il fix cen cen, che forse qualcuno, cioè, di erotic, scatte più erotiche, era un fotoromanzo porno in cui c'era questo signor Gabriel Pontello che era un belloccio con una roba pazzesca che faceva venire dei complessi, quindi 14 anni lo guardavi, era ancora in bianco e nero e lui era quasi normale finché a un certo punto aveva delle situazioni tipo facciamo che io sono Gabriel Pontello almeno per una volta. Voi siete tutti qua e stiamo facendo questa roba qua, a un certo punto io mi guardo attorno e dico i fix chen chen e scatta il fluido, cioè compariva il balloon che diceva scatta il fluido erotico e voi che siete della gente normale anche un po' in disarmo immediatamente vi scogliete tutto e cominciate a chiamare. Era una roba che io ho sognata, io per anni ho sognato che questa pratica degli fix chen chen in qualche modo ci rendesse edotti di una sessualità che ci mancava all'epoca, dico all'epoca per tirarmela, ma non è che sta di fatto che noi scendiamo da questa montagna dopo questo molto raduno che non ci aveva per niente soddisfatto. Volevamo almeno mangiare la grigliata. Pensavamo che ai motoraduni abbattevano delle bestie che poi mangiavano quasi del mammut, del brutto da mangiare. E questi ci dicono panino. Risaliamo sulla 127, scendiamo la montagna e finiamo in questo carnevale di paese. Dove c'erano quei. Mi sarà capitato di vederlo. Quei carri trainati dal trattore, carri allegorici costruiti nelle. Buonasera, buonasera. Costruiti nei fine settimana, buonasera a lei, buonasera ancora. Cioè, quanti siete? Costruiti, buonasera anche a lei. Basta, non dico più buonasera. Costruiti con cartapesta, però delle robe arrangiate la notte, quando ormai nelle serate in cui non c'era tanto da fare, costruiva queste cose con la zucca, a tema c'era quello con i puffi, c'era, ma erano tutte un po' raccogliticce, un po' arrangiate, era il bello di quei carri allegorici. Noi arriviamo e devo dire che il carnevale era un po' dissassato rispetto a quella data lì, per cui non c'è il carnevale nei laghi, però c'erano questi che giravano. Io, siccome ero andato al motoraduno e già facevo il mestiere, facevo il foto, mi mantenevo all'università facendo il fotografo di matrimonio, l'ho fatto per una vita, l'ho raccontato a più riprese e ho anche comunque episodi che posso esplicitare meglio. E sta di fatto che arrivo con l'inizio, ho una borsa con le mezze fotografiche che sono quelle con cui lavoro, me la porto sempre dietro perché vivo in un quartiere di merda e se ne lascio a casa me ne vado. Per 7 anni della mia vita ho girato con. Ero fuori quel centauro che stava a metà cavallo, io a metà uomo, metà nero. Sta di fatto che arriviamo a queste cazzo di vicolo, scendiamo dalla 127 e c'è tutta questa festa. La caratteristica di una festa friulana è che si vede moltissimo. Noi però venivamo da fuori, non c'è la possibilità di interagire, non c'è quel mix appeal che si attiva subito. Mix appeal è un paratone di città. Per cui sembrava tutto il Bacardi. Sono sempre in tema alcolico, per cui sta di fatto che noi cominciamo a girare da questi carri allegorici che non tiravano più coriandoli, ma che più in un recupero arcaico contadino tiravano dei fumi di granturco, forse tiravano solo non più coriandoli, tu arrivavi di là e c'erano questi vestiti da 7 nani, le cose grosse, 7 nani, ti tiravano delle manciate di grano. Ma sta di fatto che sei partito da Pontello e sei arrivato al carnevale con. Se non stai bene. Cominciamo a girare per questo carnevale. Cominciamo a girare per questo cardinale e decidiamo di diventare amici. Io tiro fuori le Nikon e le do al mio amico Antonio Antiglia, che trovate ancora su Facebook di Foggia, che gli dico, fingi di essere un reporter friulano. Antonio Antiglia, un ciccione, un finge di essere un reporter, diciamo che siamo del Messaggero Veneto.
iniziamo a fotografare, ovviamente all'epoca non è come adesso che voi quando andate in una pizzeria vi arriva la margherita, fate 18 foto quelle caricate, no, sulle... all'epoca un cazzo, 36 foto dovevi fare e pagare, c'era la pellicola, c'era lo sviluppo, c'era la stampa, quindi lei illumina le macchine, dico ragazzi scattate tutto quello che c'è la pellicola, io Massimo Lapertosa da Monopoli, provincia di Bari, era in tempi in cui il leghismo cominciava prepotentemente a farsi avanti, Antonio Artini alla Foggia e io cominciavo a girare e io dico, io lasciate parlare me, è una roba come la guida indiana, come quelli che parlano con i verdi all'infinito, noi andare, e comincio a girare, e fa, posso fare una foto, messaggero lento, si sparge la voce, si sparge la voce e cominciano a chiamarci, giornalisti! E cominciano a versarci da bere. Io porto dei segni, io da allora non ho più bevuto come sapete, però è come se fosse caduto nel pettorale come Obelix. E ti fai come una figlia! Oh, è bello! Ve lo sto facendo in un però che fu un anno, non è proprio così, però non capireste. E bevo, mi sparo, e il vino e la grappa, non c'è un cazzo da mangiare! Io comincio a dire un pezzo di pane, ma bello, che cazzo! Allora hanno già mangiato tutto quello che c'era. Io comincio a guardare le signore di Cicciotte con una certa, un rosso al braccio, qualcosa, c'ho fame, non ho mangiato un cazzo, e continuo a bere, e vivo in una maniera che non sta né in cielo né in terra. Io non ho la patente. La 127 la guida Antonio Artiglia, da Catapari, abbiamo detto. Per 7-8 ore ci fanno bene. Massimo Lapertosa, detto Lapio, sale su un asino che non sa governare, parte già da inseguito e lo perdiamo per un po' di tempo. A un certo punto vanno tutti via, noi siamo in delinquenti, io sono nella piazza e noi eravamo arrivati che era pieno di macchine parcheggiate, se ne vanno tutti. Per cui non abbiamo più nessun riferimento, la nostra macchina è in un prato da sola, mentre prima c'era vite, ci guardiamo attorno, l'altro sta tornando che l'ha recuperato con l'asino, e siamo ubriachi per tutto. Siamo ubriachi e il mio amico dice io non riesco a guidare, io dico, visto che io non ho la patente. Saldo, ciao. Ero all'Acme nella ricordo. Salgo sulla 127 e mi lancio su per i tornanti. E riesco a portare la macchina fino a casa mia, non loro. Scendo e dico cazzi vostri. Vado a casa, vado su, noi vivevamo in una soffitta che era originariamente la compagnia dello Stefania, perché ci vivevo con Stefania, era di una che ci batteva, puttana. E aveva questo stile arditissimo, era tutta una storia di cocco, cioè l'intero pavimento era una storia di cocco. Nel tempo era diventato una specie di campo da tennis perché era solo di cocco e poi cioè, tutto quello che cadeva si insinuava le cose più piccole ma anche quelle più grandi. Noi avevamo due cani, non posso dirvi questo, pelo di cane e spoglia di cocco, era una situazione per cui ho degli anticorpi che se arriva che cazzo è, quelle malattie che arrivano ogni tanto, la viaria non mi fa proprio paura, io gli devo dire la casa mia. Io entro in questa casa tutta di parati rossi e storia di cocco. Entro, vedo Stefania e gli dico, ci hanno fatto bere almeno 7, 8, 46 litri di qualunque cosa. E mi dico, come stai? Ho guidato io. Sto proprio bene. Oh, ma che fisico c'ho? E mi guarda, fa male. Ma hai mangiato? Che cazzo, non c'avevano niente, eravamo solo il granduccio. E da ora abbiamo fatto, perché era, questa casa era una specie di comune, ci veniva continuamente gente, poi solamente mi racconto un'altra storia di questa casa, perché ha avuto un momento, cioè c'era sempre gente variabile. Sta di fatto che, lei diceva, guarda, mi ha fatto gli gnocchi, ci sono gli gnocchi nella pelle. Gli gnocchi, sì. E succede una roba che credo possa spiegarvi solo un chimico, forse un fisico nucleare, cioè c'è un effetto nel mio stomaco che ha qualcosa di molto vicino a Fukushima. Cioè io sto bene, ho bevuto la Madonna ma sto bene. Sono nel pieno delle mie facoltà, quelle che sapete, cioè, però io già sono fiero così. E interagisco col mondo. Mi mettono questo piatto di gnocchi e quattro formaggi da me. I quattro formaggi li avevo rubati io alla metro, è bene che se lo sappiate, non lo conosciate, l'ho rubato io. Inizio a mangiare
Intanto Stefania va, noi avevamo questa, la casa non era grande, c'era questo bagno, sempre tutto, il cocco si fermava al bagno, giustamente c'era, non andava oltre. Io mangio e mentre mangio percepisco che sta capitando qualcosa, una sorta di mutazione, ho la sensazione che mi stia intanto nel fuori branchi. Sono, il mio corpo si sta trasformando, è il mio corpo che cambia. Sento questa cosa e intanto continuavo a dire, come era. Uno psicologo, uno psicanalista me lo spiega, si chiama coazione a ripetere, continua a dire, mica ma che fisico che c'è, oh, mica ma che fisico c'è, lei non mi cagava proprio già più, stai andando, a un certo punto mentre mangio gli gnocchi percepisco che c'è qualcosa che è oltre, cioè, è oltre il codo, c'ho l'alieno, come alien, c'ho, mi sta venendo fuori, e mi alzo, e mutare, quello stile che mi caratterizza. Vado alla porta del bagno chiusa, perché c'è mai il bagno, sento acqua, le rocce, sento... e dico, Ste, puoi uscire un attimo? Allora le donne c'è questa roba qui, adesso non dico senza cadere nei luoghi comuni sulle donne, che qualunque cosa chiedi, anche non così perentoria, no, non te la danno vinta. E lei da porta chiusa dice, perché? Sono due secondi che fanno la differenza. Esatto. Io ve la devo giuro, è tutto vero. Io la forza propulsiva del getto che promane l'esorcista. Io e la forza è tale che io vado contro la porta col getto, ma soprattutto vengo spinto contro la parete. Silenzio, io cado in ginocchio, lo faccio anche se poi non mi vede, cado in ginocchio e dico, nella storia del corpo. Che si dice? E la porta ha un gatto silvestro, cioè il simbolo di occhi e alcolici. Stefania a quel punto capisce che, cioè, piano piano, la timidezza femminile, apre la porta e dice, porca sono in ginocchio e ormai ho perso, cioè il fisico ha ceduto e quindi riesco a dire ti ti preoccupare di scogliere ma non so più mi hanno svegliato la mattina e mi hanno detto che non successe così moltissimo nella notte avevo gridato e avevo cantato cantando sì, ho cantato un repertorio vario cucinando con dei limiti, questo è volete del sesso? No, non immaginavo a guardarvi. Vabbè, allora mi racconto questa roba della chiesa che... no, ci vorrebbe spiegare. Del mio rapporto con la spiritualità, che è una cosa erotica. Il mio rapporto con la spiritualità è una roba complessa, perché in realtà io vivo col complesso di non averci una fede di riferimento, di quelle belle consistenti, di quelle che ti fanno dire crucifige, crucifige, quella cosa erotica presente, che le robe un po' alla Jacopone da Toro, donna di paradiso, lo tuo figliolo è intriso, pure le donne vide, che la gente la vide. Che bella. Invece no. Invece mi trovo in seria difficoltà tutte le volte, no? Allora ci ho provato, no? Perché poi fanno Torino spiritualità non mi invitano mai a parlare. mi faccio delle cazzo di domande e dico, ma perché non mi devo chiamare? C'è qualcosa che mi manca. Pensa che si danno i blef, quello che il disco lo chiama il santo, io sono un coglione, dovrei pensarci anch'io, prendermi una parte, non lo so, se proprio non voglio picchiare giù duro sui cristiani che qua diciamo c'hanno una pubblicità piuttosto battente, allora non so, magari mi ricavo tutto uno spazio su YouTube, bisogno, no? È roba da riserva, è roba da panchina, no? La riserva è quella roba lì. Io ci ho pensato un casino a questa roba della spiritualità, ho detto voglio essere, ho pensato che magari se smettevo di bere alcolici e smettevo di mangiare carne di maiale, magari Dio mi voleva più bene, ma poi ai vitelli, alla cedrata, che cazzo vi raccontavo? Perché loro sì e quegli altri no? E poi questa storia che morivo e c'erano tutte quelle vergini e i fiumi di miele, a parte i fiumi di miele ogni volta che devi guardare è una roba che poi ti muovi tutto. E poi 40 vergini. Ma Dio santo no, è un lavoro mostruoso. No. E allora... A parte che le vergini non esistono comunque.
non ce la posso fare. Questa è una certezza, come quelli che credono in Dio, io non so, non sono capace. Veramente, ho tutta questa certezza che avete voi. A me vi fa un'invidia pazzesca. E ce l'ho. Ho detto, no, ma allora sai cosa faccio? Allora voglio quel Dio lì, quello là, quello. E vado. Cosa? Mi devo sbucciare il pisello. Perché credo in Dio. No, ma allora aspetta, no, no. E ci ho provato, ce l'ho messa tutta. A un certo punto ho cominciato, mangiavo le costine, le ossa, le ficcavo nella terra, perché ho pensato che volevo diventare ortodosso. Questa la capite dopo, però. Arriva sempre tanto tanto. Senti, per la prima volta che sta di fatto che mi sono misurato con tutte le fedi. E sempre con un certo rispetto, sempre con una certa, ma ogni volta mi sentivo totalmente inadeguato, tagliato fuori. Ogni volta c'era questo impaccio dell'uomo che mi porto dentro. C'era questa roba che l'uomo aveva, questo spazio che ingombrava nella sua, pur essendo piccolo, pur essendo immenso, pur non avendo inventato un cazzo creato, pur non avendo inventato tutta quella storia della mela, del serpente. E però, cazzo, l'uomo, io finisco per crederci, finisco per. L'uomo sono io. Finisco miseramente, e poi non chiamo il torneo spiritualità, perché io mi presento con questo fagottino che è questa roba che ciò che conosco, che è l'uomo, con tutti i suoi casini, con tutto, con questo misurarsi maledetto con la morte degli altri, quella che comunque è la roba che c'è lì, e devo credere al paradiso, devo credere che sto meglio dopo, e non cazzo, magari faccio lo sforzo di stare subito meglio perché me ne la bevo subito, porca puttana, perché questa roba non funziona. Perché se devo stargli dietro, allora devo portare amore. Dice che c'è questa roba dell'amore. Dice che c'è questa roba che per amore possiamo fare le guerre. Per la pace, per l'amore, noi possiamo portare la guerra a un altro, no? Allora poi dici che c'è questa roba. Meglio questa cosa qui mi è venuta in mente quando c'era la signora Arboni Pellegrini. Arrivavano questi pullman dei pellegrini, facevano un cazzo di caldo. E la lamiera del pullman sudava. Arrivava. Quando la lamiera, quando si aprivano, perché arrivavano poi a un certo punto li mollavano a Torino Esposizione, ormai morti, aprivano la porta a pressione, si sentiva un odore come quello del cibo del gatto, quello che ho pensato è la pelle del pellegrino, e su quella pelle del pellegrino ci stavano ballando sopra tanti. Voi lo sapete che il padre, il fratello di Renzi, hanno costruito la loro fortuna sui pellegrinaggi a Medjugorje con i pullman, portavano centinaia di persone a Medjugorje. E allora io che pure, c'ero messo l'impegno, che dicevo, ma io questo cazzo di Dio, ma da troppo me lo voglio andare a cercare. Quando vedevo arrivare sti pullman, io stavo lì attorno all'esposizione, mi ero seduto, faceva caldo. E allora era successa sta cosa, gli avevano fatto fare il filotto, li avevano portati a vedere Tiziano Ferro, che c'era stato il venerdì sera, il Papa, che c'era stato il sabato, e poi la sindone. Pensate al pellegrino come cazzo era ridotto a quel punto. Ma sotto Tiziano Ferro. Cioè, da solo ti fa ciucca via più cellule cerebrali del crack. E poi c'era questo Papa qui, questo quello appena omologato, quello che c'è nel caffè, che questo qui è quello che è buono. È buono, no? E quello che è così buono, che è venuto in TV, che proprio ce l'ha detto a noi, ha detto basta con quel... poi parla con quel accento che sembra un torello, un po' Borges, un po' un torello. Basta con queste banche che affliggono, che pesano, che gravano, che dice gravano, dice delle parole, è una cosa tipica della Chiesa, lo facevano già con Jacopo e Tommy, dicono delle robe che tu stai un attimo fermo perché ci stai inculando, perché però non sai cosa vuol dire, stai rigido. Che gravano sui bilanci familiari con un peso inopportuno rispetto a quelli che sono. E dice una cosa che non le dice così, perché lui è più bravo. Gliele scrivono comunque. E me lo diceva lei, c'erano le banche. Cioè, dice, Papa buono, ma ci state con due piedi dentro nelle banche. Cioè, quella roba lì, quella roba me la stai dicendo a me, ma ve lo dovete dire tra voce? Me lo dici come se in qualche modo. E questo cazzo di conto corrente sempre in rosso che sta creando il problema, sono io. Cioè, è questo bancomat che ogni volta vado lì soltanto per averci una roba. Per me il bancomat è come mi piace sul social che dicevo prima. Vado lì perché si accende e in qualche modo mi sento che sono vivo, ma poi non è che esce qualcosa. Stavo lì, e questo è il problema. E poi dice il Papa Buono quella volta lì a Torino, dopo Tiziano Ferro, c'era una specie di. Era una passatina. Delle opportunità del pellegrino, la pelle del pellegrino, dice
e la donna nella società deve acquistare un ruolo di parità. Io lo faccio insieme, lo faccio ancora come cavolo, perché sono ancora da upgradare. Deve acquistare un ruolo nuovo, deve essere un ruolo di parità. Un uomo. E io comunque sto parlando di un potenziale. E poi ci penso e dico, ma lui lo sta dicendo a me. Io e Stefania facciamo lo stesso lavoro tutta la vita. I soldi sono gli stessi, quelli che non ci abbiamo nel banco, però se ce li avessimo sarebbero gli stessi per tutti e due. Facciamo le stesse cose, le stesse bestemmie, pisciamo solo in due modi diversi. E lui me lo sta dicendo a me, lui sono tutti maschi mentre me lo dice lì. E c'ha le suore che sono quella roba lì che le vanno a pescare in quei bacini d'utenza che ormai sono su questi paesi dove scappi dentro un convento per non essere mangiata dai cannibali, ma non dai cannibali quelli salgariani, proprio da questo mondo che preme. E lui me lo dice a me, mi dice, e poi mi dice tutte queste cose. Io a un certo punto percepisco questa mano, queste mani che parlano, e comincio a vedere grondare sangue, comincio a non capire questo cazzo di Dio dell'amore. Soprattutto perché sono usciti tutti i pellegrini, sono venuti qua a vedere un cazzo di asciugamano di quelli che ti vai a prendere il sole con l'impronta del loro Dio. Ma hanno visto prima Tiziano Ferro, poi il Papa Buono, e adesso nel finale, poi li hanno portati. Io sono seduto lì, c'ho il gelato, li hanno portati a Torino Esposizione per fargli vedere cosa di Torino. In realtà io lo so perché li hanno portati lì, perché è l'unico posto dove puoi parcheggiare a Torino, come prima. Gli fanno vedere il borgo medievale. Un'impostura ennesima, poverino. Non è una Torino medievale, quella roba è una cosa costruita posticcia. C'è uno che aveva i soldi che dice, e fammi una roba medievale, va! Fammi anche un villaggio di Tukul che ci voglio tenere come tutti quelli più scuri. Questi arrivano e di Torino sapranno Tiziano Ferro, Papa Duomo, e poi diranno Torino, wow, ma che città medievale. Quando si è sentito l'odore di gatto che siamo usciti a Biancaneve, e io li ho visti arrivare, erano umanità dolente. Intanto avevano il trolley come Sirene Ferracani. Sapete, l'umanità si divide in zainisti e figli di trolley, per quello che mi riguarda, e camminavano, barcollavano, ma io sfiderei anche i più forti, anche quelli che reggono l'alcol come lo leggevo io nell'altra storia, ad affrontare Zero Ferro, Papa Buono, l'impronta di Dio. E il borgo medievale, col trolley, col forma che sono, e tu che cazzo cammini? E lì, a un certo punto c'è questa coppia che non si parlano, secondo me sono del nord-est, ci credo, era religione di Stato fino a qualche anno fa, camminano, sono provati, cioè lì c'ha le caviglie gonfie, sono tutti smandrappati e stanno zitti, tacciono, non hanno il coraggio di dirsi che cazzo siamo venuti a fare, hanno pagato. Però a un certo punto io sono seduto lì che mangio il gelato. A un certo punto lei fa questa roba, che è questo gesto che ormai è un gesto piuttosto abituale, frequente. Fa così. C'è un cellulare, e in quel momento lì, le due facce, l'umanità dolente che si concentra in quelle due facce lì, sorride. Quando si tende un braccio così, muore qualcuno nel mondo che non so chi è, ma qualcuno è un giusto, un consapevolmente giusto, che muore di quel sorriso. Questa è così. E l'altro. Tutti e due, tutti sghimmesci. Di spalle si vede un po' del mattonato del borgo medievale. Tutti. Ritornano in quei denti. E intanto già si sente bisogna tornare nel credo che il passo successivo se vi facciamo fare una doccia, non vi preoccupate, ma questa è un'altra storia. Sta di fatto che con l'inganno li hanno portati in giro. Se ne vanno, il borgo medievale c'ha delle travi di legno, nel suo essere posticcio quelle travi di legno sono diventate la possibilità per tantissime rondini di fare il nido. In quel periodo lì è pieno di rondini che volano all'altezza delle persone. E c'erano i piccoli che si affacciano, io ci portavo delle ere, lo prendevo in braccio e stavamo lì a guardare i rondinotti che vengono fuori, che aspettano con
la piccola della rovina al nido, lo uccisero cadere la spiaggia. Sta lì, ed è una roba bella, una roba viva, è una roba che pesa come l'uomo che mi porto dentro, è come la rondine delle pola, è tutta roba constatabile, è tutta roba che non lascia un pronto su asciugamano, che non ti dice d'essere buono senza essere buono. E io le guardo la rondine, queste altre tornano nel tunnel e non se ne sono accorti proprio. Grazie. Quelle dei gruppi dormono quelle canadesi triangolari che hanno un palo e un altro palo e che costantemente ti si chiudono addosso mentre dormi. Tu la mattina ti svegli con questa signora del sommergibilista con pochi minuti che si c'era ancora la pratica che hanno visto le labbra e cominci a respirare come nel polmone d'acciaio, però la chiamano la vita all'aperta sangue. Io ho sospettato per un periodo che la Ferrino vendesse delle tende canadesi con Gianni Formiche. Non è possibile che nel momento in cui tu metti il secondo palo hai già le formiche dentro la tenda. Siamo lì. Lei, pochi giorni prima, a colazione, aprendo il cartone del latte, vi ricordate il cartone del mezzo di quelli triangolari del testa? Aprendo il cartone del latte, si è spezzata un incisivo. Un piccolo angolo dell'incisivo è venuto meno. Non ha influito minimamente su quella bellezza che pure mi sta stordendo, ammaliando, che sta riempiendo la mia estate. Mi sono innamorato totalmente. E stiamo in questa casa in tenda canadese, al mare, con un posto di un'altra. E succede che in questo rifugio di sensi, nella tenda canadese l'economia, diciamo che un sacco di posizioni ti sono vietate se la tenda canadese devi rimanere comunque rimanere sempre in piano. A un certo punto nel sviluppo dei sensi della carne cercherò di usare delle eufemismi per non urtare la vostra sensibilità e anche la mia. Succede che io sento le mie carni prese da subitaneo tumulto perché lei sta agendo sulle mie carni con le sue labbra. Ma lui mi sta filmando tutto, con le sue labbra, che pure cercano piacere, soprattutto cercano di donarmelo. Sta facendo un pompino. Lei è quella col dente spezzato. Sta perdendo. A un certo punto, allora devo entrare un po', cercherò di essere accademico in questa notte. Sapete cosa è il frenulo? Sì. No, c'è il prepuzio e c'è il frenulo, che è questo filetto che tiene attaccato il prepuzio, perché il prepuzio non scende giù come un calzino e ti arrivi fino alle ginocchia. Quando c'è una specie di giarrettiera di Gepier che te lo tiene, che te lo srotola giù fino là. E allora, e non avendo scelto quell'altra opzione di tagliarmi il prepuzio per abbracciare una fede, stavo lì tutto disposto come la natura mi aveva attrezzato. E eravamo in questo sviluppo d'amore. Sta di fatto che non ce la voglio sentire. A un certo punto sento una storia d'amore. Sento la percezione di un suono proprio sì. E dico cazzo, è proprio cazzo, devo dire. Dico cazzo, e vedo che di colpo smette e mi guarda e fa. Dai. Quella zona è fortemente erorata in quella situazione, immagino che avete delle condizioni minime sui corpi cavernosi, c'è un flusso sanguigno piuttosto consistente, è una scena molto splatter. Io riesco a rendermi conto che ho un menù, cioè è una roba pazzesca, nella tendina succedono cose, per cui esco dalla tenda, non so cosa cazzo fa, intanto ho la sensazione che mi stia per cadere a terra, me lo tengo pensando, cioè appena lo mollo, cioè devo andare all'ospedale e farmelo riattaccare con dei bulloni, con delle cose, quindi me lo tengo, esco fuori dal corpo, riesco a infilarmi il costume, esco fuori e corro verso i bagni. L'unica nozione che ho dalle cadute in bicicletta, dalle poche testimonianze che ho di ferite e che non ho fatto la guerra, è che l'acqua fredda ferma il sangue. Questa è, potrebbe essere in questo momento una cosa che non ne ho certezza, ma corro verso i cessi del campeggio. I cessi del campeggio ce l'avete presente? Non c'è intimità nel cesso del campeggio, ci sono 40 lavandini che tu devi lì, ti dai, c'è un tedesco, un ucraino, così. Quando uno caga al campeggio lo vedi, lo capisci perché ha un rotolo di campeggio che cammina. Cioè, è la negazione delle. È un po' è di andare a perdere sangue. Io corro così,
Corro verso i cessi, arrivo ai cessi, devo metterlo sotto l'acqua, l'acqua che scroscia. E quindi mi guardo attorno, apro l'acqua del lavandino e mi metto lì così. E succede di tutto nel lavandino. Cioè, il lavandino diventa veramente una scena di Psycho. È una roba pazzesca. Io penso, muoio. Sto lì e dico, ecco, adesso mi troveranno mica. Mentre sono lì che mi tengo e che guardo le mie attrezzature d'amore, sento una presa fortissima alle mie spalle. Cioè, vengo avvinghiato da uno che comincia a dirmi, no, no, stai fermo! Io, questo mi io sto, cioè, intanto comincio a spruzzare sangue dappertutto. Questo mi porta indietro, io a questo punto vado indietro, schiaccio contro la parete e comincio a darti delle testate che sempre te ne questo mi molla perché gli faccio veramente male. Mi molla e fa, no, no, volevo aiutarti. Faccio, volevi aiutarmi? Lui mi fa, pensavo, ve lo giuro, pensavo stessi facendo un gesto sconsiderato. Invece di tagliarmi le vene, lui pensavo mi stessi tagliando l'uccello nel lavandino del cammino. E finita la storia. Vabbè, truculenta questa. Racconto una storia che avevo già. Comunque succede, succede. È successo anche a me se la cosa tipo consola. Era lui che ti ha abbracciato. Non in campeggio, no, ma più o meno così. Gente, però, quasi a tutti, insomma. No, tutti no, tutti no. Devo dire che il dente fa un effetto particolare. Il dente scheggiato è come la selce del primitivo. Cioè fa quell'effetto lì, un po' come lo scuoiatore, cioè sono quelle robe. Ma poi è un effetto permanente. Sì. Adesso infatti è ancora con le mani sotto il balcone. Per amore della scienza. Cioè, senza gelosia. Me lo chiedono tutte. Ho basato la mia fortuna amatoria su questo racconto che poi dopo ha dei riscontri che vanno oggettivamente. Però sì, comunque ho caricato delle foto su Instagram. Prima e dopo. Sì, ha degli effetti permanenti, rimani spirituale. Va bene, detto questo, il racconto che invece volevano loro è così. Succede che una sera, faccio breve, se no poi dopo, perché poi dovete bere, poi non faccio altri. Una sera, perché se no bevo solo io qui. Battipaglia, Battipaglia c'è una piazza, si chiama Piazza Madonnina. Battipaglia è un posto che se Cristo si è fermato a Eboli è solo perché Battipaglia gli ha fatto impressione, è una città subito. È una città che è nata tutta all'inizio del Novecento e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. È una città che basa tutta la sua fortuna economica e commerciale sulla mozzarella di bufala, in conseguenza su tutto un comparto industriale che pure è andato sviluppandosi piuttosto rapidamente. Piazza Madonnina non si chiama Piazza Madonnina, c'ha un altro nome, ma c'ha una Madonna. C'è un monumento agghiacciante ai caduti del mare. Sta di fatto che io arrivo in piazza Madonnina, io ho questa cosa che vi ho raccontato prima, che giro, in giro. Però Battipaglia ho una parte della mia storia familiare. Nella fattispecie c'è proprio la casa, il palazzo dove vivevano i miei, sulla piazza. Io arrivo di sera e assisto a questa cosa meravigliosa. C'è un concerto di Mario Merola, voi ve lo ricordate Mario Merola? Per la festa della speranza, io lo devo dire con la S così, speranza, perché non vale più la pena, arrivati alla Battipaglia, affidarsi alla festa di un santo qualunque. Conviene fidarsi direttamente alla speranza. Per la festa della speranza montano un palco e quella sera canta Mario Merola. Io arrivo in condizioni piuttosto sgradevoli. E Mario Merola è sul palco, gli vedo fare una roba per cui conto di avere di su. Cioè io potevo morire anche in quel momento lì, tutto quello che mi serviva, il frenulo l'avevo rotto. Diciamo che tutto quello che mi serve c'è. Sta di fatto, ma tu poi metti in rete tutta questa storia del mio. Come sempre, come sempre. Lo sapranno tutti quindi. Vabbè, allora poi potete scrivere in privato. Quei 18 che lo vedono lo sapranno. Sì, sta di fatto che Mario Merola è lì sul palco che ha questa giacca pazzesca, questo modo della cravatta così. A un certo punto fa sta roba qui che. Nel gesto, che appunto sono parlando da lì, nel gesto vi racconta tutto il suo, nel bene e nel male, prende un bambino dal pubblico in braccio,
prende 50.000 lire. 50.000 lire non erano pochi soldi, non ho sognato di essere bambino in carcere per me. Prende 50.000 lire, gliele ficca il bambino nel pantalone e gli dice: vai, potrei dire che per una sera hai stato figlio a Mario Merola. E lo ridà al padre con le 50.000 lire a casa. E questo è il racconto del sud. Ragazzi, cioè, non capite un cazzo, io parlo della gente, vabbè. Ti faccio un'altra storia erotica dopo. Non volete più un cazzo da bere, ma che gente siete? E finì quella. C'è tutta la presentazione, poi tutta la gente lì, io facevo così, ma in realtà sembrava Pierangelo Betto, vero? Terrificante il paesaggio. E dicevi, eppure il vento soffia ancora. Eh? Eppure il vento soffia ancora. Soffia l'aria, sta di fatto. Non ho parlato. In questa situazione di disagio fisico significativo, un male della donna, poi mi è passato grazie a un fisioterapista torinese micidiale, che vi consiglio pure, che mi avevano dato questo bastone da pastore ucraino con un manico di terracotta, cioè nella testa di un cane di terracotta. Io camminavo, ma era una situazione veramente tremenda. Io finivo le cose e poi per andare a casa ci mettevo tipo 2 ore, ma ci vogliono 10 minuti. Cioè prima facevo 3 passi e mi fermavo. Però a un certo punto, intanto io poi mi viene questa roba qui, intanto ho pensato che non sarei guarito più. Ho cominciato a dire, tanto non è così per sempre. Quindi mi telefonavo a Federico e dicevo, guarda, sono paralizzato, io non so se poi potremmo fare ancora quello. Cioè ero convinto, cioè ero convinto. Avevo cominciato a guardare su internet, se voi andate sul mio Google c'era scritto pensione invalidità. Ma non è lo scherzo. Stavo tutto un dolore della Madonna. Non sapevo niente, mi dicevano, poi mi hanno sboccato. Sta di fatto che finiamo tutta la tournée materana del racconto di Sassi Unplugged, che trovate qui se volete comprarlo, e lui c'era, lui è mio figlio, lui mi ha visto tutto claudicante, dovevamo portarlo il 1 gennaio, lui aveva una settimana, lui gioca a basket nell'Auxilium, del torinese, però si trovavano tutti a Rimini, in un albergo, questi alberghi. Adesso dovrei tirare fuori tutta la retorica del mare d'inverno, di Rimini, è veramente una tristezza. Voi provate a pensare, il 1 gennaio del 2016 alle 9 del mattino tu sei a Rimini. Cioè sei già d'inverno, ma tu sei il primo, cioè tu ti guardi, sono questi alberghi che sono già tristi d'estate perché raccontano di uno sfarzo che, architettonico che era già imbarazzante quando è stato immaginato, ma che ora è proprio in decadenza pazzesca, cioè una roba. E questi alberghi campano sulle squadre di basket, di calcio, sono tutte squadre. Il 1 gennaio, anche questi, il 1 gennaio alle 9, cioè si suppone che tu tutta la notte hai fatto casino. No, noi partiamo con il mio pick up che già va a 90 all'ora, arriviamo che c'è un freddo della Madonna. Io finché guido sto seduto, mi sono fatto da Matera a Rimini, sono 800 km, dico per dire 700, eh? Arrivo in questa città dove c'è questa pioggia ghiacciata, c'è questo mare d'inverno che è tutto, c'è questa cappa che di cielo scuro, questo albergo che è una tristezza madonna, gli altri arrivano con furgone, e appena arriviamo non sono arrivati ancora quelli della squadra e Stefania dice andiamo a vedere il mare, andiamo a vedere la spiaggia. Io dico certo sì, perché l'albergo è proprio prospiciente il mare. Per lei faccio, c'è la strada, comincia a camminare nella sabbia. Che cazzo di bastone è fuori? Io ho, come sapete, 2 cani. Uno dei 2 cani comincia a fare 2 passi, a fermarsi, sedersi proprio, e a guardarmi. E io dico, i cani lo sentono quando arriva la morte. Mi guarda, come per dire, cioè, la bestia ferita. Io arranco nella spiaggia. Stefania è già arrivata in quel punto tra l'acqua e la terra, no? Quando arriva la schiumetta del mare, sta lì con le sue dottor Martins che sciaguattano nella schiuma dell'onda che arriva lassa, che arriva ormai in stanchezza verso la battigia, e io sono ancora lì che questa pioggia che ti si ficca. Tra parentesi, pochi giorni dopo siamo andati, io ero guarito però, siamo andati a fare quella tournée di 4 giorni a Vercelli vicino. E lì mi telefono, quello di Trino, Trino è al posto dove io sono volato giù da qua, sono quasi morto, e mi ha telefonato sulla spiaggia, lì avrei dovuto capire tu, questo freddo della Madonna, lo smartphone, non, cioè le mie mani non avevano più sensibilità, quindi questo mi chiamava e io ho detto, pronto, pronto, e lì avrei dovuto capirlo, quelle date dove avevo rifiutato.
vita. Porca culo, come un derelitto arrivo fino, voglio fare questa cosa. Arrivo e faccio per abbracciarmi a Stefania, voglio stare per fare una cosa. Non mi reggo, se sei, mi rilancio, lei va verso e dice andiamo a fare colazione. Sono appena arrivato. E loro vanno, loro arrivano, arrivano al bordo della strada che divide la linea degli alberghi dalla linea degli stabilimenti balneari. Arrivano e dicono dai, ti sbrighi. Io arrivo così, arrivo fino al marciapiede, vedo una macchina che arriva da lontano e calcolo la velocità della macchina come l'avrei calcolata da persona normale, abile. Guardo e sento di potercela fare. Arrivato in mezzo alla strada capisco che sono in una condizione fisica. Vedo quest'Audi bianca che arriva e penso, questo è uno che tutta la notte si è tirato di un riminese, un romagnolo, oh, andiamo a far cazzo. E questa cazzo di Audi arriva velocissimo, io comincio a fare come questo. Questo sta arrivando, io prendo tutto il bastone come una leva, proprio come se fosse il salto con l'asta, lo sfrutto e praticamente mi lancio. Allora c'è questo bar e c'è il bar con le vetri e io faccio questa leva pazzesca e si sente, io peso 100 kg, sento un rumore boom, perché io arrivo a braccia aperte, a faccia aperta direttamente nell'elato, può testimoniarvelo, bastano di mettere il loro così, loro sono, mi stanno aspettando, mentre facevo, oh, ridevano, appena sentono il botto, dicono di non conoscere, io, si girano, perché è l'unico bar aperto, c'è tutta la gente che sveglia quell'ora, fa colazione lì, si girano dentro di me, io mi decompongo, quando entro, apro e dico, per far vedere che, e dico, voi cosa prendete? Ma loro non continuano, è un cappuccino, mi sono vergognato come una bestia.